Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore capo di Salerno, Giuseppe Borrelli. Buonasera signor procuratore, come sta? Buonasera, grazie, bene, È bene. sempre per me un piacere, oltre che un onore. Poi viene da così lontano, insomma, come si fa a non esserle riconoscente? No, Non ci... il piacere è mio di essere qui. Grazie, è una grande gioia. Signor Procuratore, noi ci vediamo da un anno e quindi parecchio, tante le cose di cui parlare. Il signor Procuratore, voi lo conoscete, è Procuratore Capo di Salerno, l'avete visto tante volte, perché è uno storico procuratore della DDA di Napoli, coordinatore della DDA di Napoli per tanti anni, è stato anche vicario del Procuratore Capo, Giovanni Melillo, che io, saluto con stima e insomma oggi è a capo di una procura importantissima e difficile, tanto difficile che ci sono voluti 2 anni per riempire un vuoto, ecco, dopo la quiescenza del procuratore capo Corrado Lembo, che io saluto con affetto e con abbraccio grandissimo. Ecco, signor procuratore, come va questa nuova, diciamo, questo nuovo incarico dopo un anno? No, l'incarico insomma, va abbastanza bene. Diciamo, l'ufficio ovviamente necessitava di una insomma, riorganizzazione perché tra l'altro era rimasto scoperto nella sua carica apicale per molto tempo, quindi necessitava di una riorganizzazione e insomma, ci stiamo impegnando in questa direzione. Cioè, necessitava anche un po', come dire, più di sprint in alcune Di attività, ringiovanire. più che di ringiovanire, perché chi era stato prima di me, diciamo, era stato, come dire, insomma, un magistrato, erano Bravo, stati bravo. magistrati brillanti, però voglio dire, vi erano probabilmente delle, come dire, idee anche nuove, no? Da portare. Io credo che i cambiamenti, al di là, come dire, della qualità di chi subentra, che magari può essere anche lievemente inferiore a chi l'ha preceduto, però i cambiamenti sono sempre positivi perché portano, come dire, originalità, Un quid pluris in più. sì, idee nuove, no? Certo. Cambiamenti, il cambiamento è di per sé sinonimo di Ci novità. voleva lo stile Borrelli, insomma. Lo Ma insomma, voglio dire che stile Borrelli. chiamiamolo. Allora, signor Procuratore, abbiamo un nuovo ministro della giustizia, non è più Bonafede, è la ministra Cartabia, che è una donna molto in gamba, primo presidente della Corte Costituzionale. Noi siamo donne, siamo particolarmente, diciamo, orgogliose perché dobbiamo dire la verità, le donne, ecco, lavorano, diciamo proprio il verbo adatto, faticano un po' di più degli uomini, molto di più degli uomini per raggiungere delle posizioni apicali. Questo è un po', diciamo, il lato negativo che, diciamo, ancora continua perché i diritti delle donne ancora sono calpestati. Abbiamo sempre ancora, tanti femminicidi. L'ultimo è stato a Napoli, un uomo ha ucciso la propria compagna con 15 coltellate. Insomma, fatichiamo molto ad affermare i diritti. Come mai? Eh beh, insomma, perché purtroppo noi siamo una società che un po' è in ritardo storicamente rispetto ad altri modelli europei, ma poi soprattutto siamo una società che per vari motivi diciamo, ha arrestato quella che è stata negli ultimi 20-30 anni, ha arrestato quello che è stato il suo percorso di evoluzione culturale. Certo. E allora, nel momento in cui vi è una subcultura che riguarda tanti aspetti, non solamente quello del rapporto tra generi, è chiaro che nel momento in cui vi è una subcultura, in questa si inserisce perfettamente l'idea della sopraffazione attraverso la violenza. E siccome nel rapporto tra uomo e donna, generalmente, quello che fisicamente è più forte è l'uomo, allora chi ritiene chi sa di non avere altri strumenti per prevalere, usa gli unici disponibili, cioè quelli della propria supremazia Forza. fisica. E
Si tratta di uomini arretrati. Io dico sempre che sono la famosa frase latina, ius rem sibi abendi, proprio l'oggetto, il possidio qui a possidio, cioè avere proprio il possesso come la donna fosse un oggetto e quindi se ne fa quello che si vuole. Sì, va detto che va dato atto, a tutta, come dire, al legislatore, e anche agli organi rappresentativi, della magistratura, di avere avuto negli ultimi anni una particolare attenzione a questo fatto, Sì. a questo problema. Perché, come lei sa, per esempio, oggi in tutte le procure esistono degli appositi gruppi di lavoro Certo. che si interessano di reati contro le fasce deboli, e in questo ambito inseriscono la violenza di genere. Certo. E questa, che era una materia, come dire, un po' abbandonata, va bene, o considerata, come dire, di secondo piano, oggi rappresenta una materia specialistica rispetto alla quale si formano delle competenze, E certo. si stabiliscono dei metodi investigativi, si creano delle specializzazioni. Certo. Esistono non solo magistrati specializzati che si occupano di questo, problema, ma anche corpi di polizia giudiziaria specializzati, che sono capaci di affrontare nel migliore dei modi possibili questo tipo di reati. A livello organizzativo e di prevenzione si è fatto tantissimo, anche il codice rosso, però non ha ottenuto, la donna ancora stenta purtroppo, bisogna incitarla a denunciare, al primo schiaffo, alla prima violenza, di denunciare perché non si hanno miglioramenti, è inutile che uno fantastica, purtroppo è una visione pessimistica, però vi salva la vita e questo bisogna dirla. Certo. Dunque, si è celebrata, è stato celebrato l'inaugurazione dell'anno giudiziario, è stato celebrato a Roma in primis e poi dopo nelle 26 corti d'appello d'Italia. Tra queste anche la corte d'appello di Salerno, dove c'è un presidente che è una donna, Iside Russo. Ecco, presidente Iside Russo, la quale ha detto gli effetti negativi della pandemia si sono visti soprattutto nel monocratico, mentre invece la sezione del riesame e le misure di prevenzione sono andate insomma normale. La sospensione delle udienze si è avuta per pandemia e anche per il trasloco nella cittadella giudiziaria. Ecco, come è andata il settore penale? Perché immagino che ci siano state più difficoltà, le udienze con i detenuti, le udienze con valide di fermo, le udienze per celebrare i processi con rito rito direttissimo. Insomma, sono particolari difficoltà che lei ha avuto. Beh, insomma, voglio dire, è chiaro che le udienze di riesame e le udienze di prevenzione, che sono udienze in camera di consiglio, insomma, è chiaro che sono udienze a volte che, come dire, danno la possibilità di deposito di atti scritti, perché non prevedono l'esame di testimoni, l'udienza di prevenzione un po' meno, ma insomma, non prevedono una complessa attività istruttoria, insomma, è chiaro che la pandemia non ha avuto delle ricadute pesantissime su questo tipo di udienze. Sulle udienze dibattimentali, dove c'è il pubblico, dove c'è un andirivieni di testimoni, parti, periti, consulenti e così via, evidentemente la pandemia ha determinato delle conseguenze minori nei processi di riesame e di prevenzione, che sono processi dove vi è una limitata o nulla addirittura attività istruttoria, quindi non Certo. c'è un movimento particolare di persone. Per quanto riguarda il dibattimento penale, dove ci sono testimoni, periti, Più insomma, difficile la poliziotti che cosa. arrivano, la situazione Tragica. è ovviamente molto complessa, anche perché è difficile creare collegamenti in videoconferenza, oltre a esservi una ostilità in parte anche comprensibile da parte degli avvocati. Quindi, insomma, ma questa situazione si è inserita in una criticità esistente già da tempo, perché a Salerno sono attualmente pendenti 20.000 processi, con tre collegi penali, uno dei quali si occupa anche con tre collegi penali. Evidentemente si tratta di una situazione che Già grave precedentemente, quasi è pregressa. difficilmente recuperabile, insomma, rispetto alla quale, la giustizia,
diventa casuale, cioè nel senso che ci sono dei processi che arrivano a sentenza e dei processi che a sentenza non arriveranno mai o che arriveranno a sentenza soltanto quando saranno già prescritti. In questo senso noi abbiamo cercato, per la verità, la Procura della Repubblica con il Presidente del Tribunale ha cercato di regolamentare a partire dal 2021 i flussi di notizie di reato, stabilendo un numero massimo di processi da far arrivare al Tribunale. Però la sfida, diciamo, è quella di evitare di mandare processi, come dire, poco istruiti, e invece di mandare quei processi completamente istruiti dove ragionevolmente e davvero sia possibile attendersi una sentenza di condanna. In questo senso probabilmente il numero... Si può avere un miglioramento. Si può avere un miglioramento perché il numero che abbiamo fissato di dibattimenti, diciamo, da trasmettere, di procedimenti da trasmettere al tribunale, forse se noi riusciremo a curare meglio, come dire, l'approfondimento e le investigazioni, sarà anche troppo elevato rispetto ai processi che manderemo. Certo. E questa è l'unica possibilità di avere un progressivo miglioramento della situazione. Le faccio fare un tuffo a Napoli che è nel suo cuore. Ugualmente si è celebrato questa inaugurazione dell'anno giudiziario anche a Napoli. A Napoli ha parlato il presidente De Carolis di Prosedi, che lei conosce benissimo, e anche lui si è lamentato, veramente. Si è sempre lamentato di pochi magistrati, poco personale amministrativo, e ha detto che la pandemia ha peggiorato la situazione, ha allungato ancor più i processi e c'è stata la prescrizione, soprattutto la prescrizione che, per la quale, come si dice, i reati minori vengono accantonati, e quindi questo peggioramento. D'altra parte, se la prescrizione non ci fosse, gli innocenti sarebbero sotto processo una vita e quelli colpevoli avrebbero la condanna chissà dopo quanti anni, e non sarebbe più una giustizia ma un'ingiustizia. Ecco, pure lui insomma quindi si è lamentato di questa situazione che veramente non ha fine, insomma è grave. No, io guardi, credo che quello che dice lei è giusto, cioè voglio dire, noi tutti vediamo spesso la prescrizione come un mezzo per mantenere in equilibrio i carichi di lavoro, no? Perché dice perlomeno una parte vengono eliminati alla prescrizione. Certo. In realtà la prescrizione corrisponde a un'esigenza, come dire, di giustizia sostanziale. Perché non è concepibile che chi è innocente venga aggravato da un procedimento penale a tempo indeterminato. Certo. E voglio dire, non è neanche giusto dal punto di vista sostanziale che una persona che ha commesso un reato e che magari, voglio dire, ricomincia una nuova vita, ha avuto un percorso completamente diverso nella vita, no? Anche perché non è che tutti i reati sono reati di camorra, di omicidio, o sono, come dire, reati... Grazie. Sono tanti tipi di reati, no? Cioè, non è neanche concepibile che una persona che... esistono dei reati che, insomma, voglio dire, si inseriscono in contesti per i quali esiste una possibilità di recupero, va bene? Certo. Non è possibile che una persona che abbia iniziato una nuova vita a distanza di un tempo indeterminato venga poi colpito dalla sanzione e magari debba abbandonarla per andare in carcere un periodo limitato o non limitato di tempo. Certo, è normale. Quindi, insomma, io penso che non sia la prescrizione. Io credo che data la situazione esistente, che è caratterizzata dal fatto che purtroppo in questa regione, nel distretto di Napoli in particolare, molte persone commettono un gran numero di reati. Va bene? In realtà non esistono delle risorse tali che possono consentire di fare i processi a tutti. Allora bisogna creare, come dire, alcune regole. La prima, insomma, ognuno dovrebbe, insomma, cercare di fare oggettivamente il suo dovere. Certo, la prima cosa. Magari, insomma, senza lamentarsi troppo,
Ma cercando di utilizzare al meglio gli strumenti che ha a Agere non disposizione. loqui, si dice Com'è? agere non loqui. Perfetto, esattamente. La seconda cosa che si dovrebbe fare, da parte di tutti i protagonisti, bisognerebbe evitare di intasare i tribunali, Bravo. mandando, come dire, in tribunale solamente i casi che effettivamente lo meritano, Certo. perché esistono tutta una serie di sanzioni alternative al processo, diciamo, che Certo. possono essere irrogate senza il dibattimento. Poi, in terzo luogo, bisognerebbe mandare, insomma, in tribunale, bisogna soltanto chi effettivamente. Soltanto quelle persone per le quali effettivamente si siano raccolti elementi tali Certo. da far ritenere che quelle persone siano colpevoli. Allora, bisognerebbe interrogarsi su qual è la proporzione tra, no, Distinguere. qual è la proporzione dei processi che si concludono con una sentenza di condanna e Certo. che si concludono con la sentenza di assoluzione. La percentuale, insomma, oscilla nelle zone virtuose intorno al 50-60%. Allora, se però il 50-60% di imputati viene condannata, significa che il 40% dei processi era meglio non farli. E È giusto. allora, se quel 40% non si facevano, probabilmente, diciamo, la giustizia sarebbe stata molto più veloce. Più veloce, è giusto. Diceva il procuratore Giovanni Domenico Lepore, se lo ricorda, Come chiamatela pure giustizia, puntini, puntini, no? puntini, Questa è la se verità. vi pare. Io glielo presentai quel libro, è carino. Allora, in tutta Italia, un po' in tutta Italia, ma a Napoli in particolare, la maglia nera ce l'ha per le ingiuste detenzioni, boom per gli adulti e per i minori. E sono preoccupanti quelli per i minori perché a Caserta, nella comunità di recupero di Briano, un ragazzino di 16 anni si è suicidato. Quindi ci sono queste ingiuste detenzioni. Tanto tempo fa, si ricorda, si parlava sempre custodia cautelare, poi i nomi sui giornali e poi dopo venivi al tribunale del riesame e dice no, non c'entrano nulla, ma intanto quello era già segnato. Ecco, come si fa ad evitare diciamo, queste ingiuste detenzioni così troppo immediate e fanno tanto danno e costituiscono poi un esborso di soldi per lo Stato non indifferente? Allora, così come dico, così come ho detto, no? Che insomma, per quanto riguarda la gestione dei dibattimenti, io credo che l'accusa di talvolta di essere un po' troppo burocratici abbia un fondamento, cioè insomma l'idea che si possa definire il processo semplicemente, come dire, trasmettendolo al tribunale, no? Diciamo, e gravando la persona poi di un processo. Questa accusa abbia un fondamento. Ritengo invece che per quanto riguarda le carcerazioni, in particolare quando parlo di detenzione, parlo di carcerazioni, in Sì, carcere sì, voglio sì. dire, l'accusa abbia un fondamento minore. Per questo motivo. Innanzitutto perché io sono a perché voglio dire, gli interventi legislativi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni hanno reso praticamente la custodia, l'hanno reso la custodia cautelare in carcere veramente l'estrema ratio, e da quella che è la mia personale esperienza, diciamo, di procuratore della Repubblica, che vedo più o meno quello che accade ai vari sostituti che ho, diciamo, l'onore di dirigere, io rilevo effettivamente che all'ipotesi del carcere si arriva solamente a condizioni che sono molto particolari. Ma soprattutto quello che stupirebbe è quella che è la percentuale delle conferme da parte del Tribunale del riesame dei provvedimenti cautelari dei giudici per le indagini preliminari. Perché per quanto riguarda diciamo, questo aspetto, io ricordo che quando ero a Napoli noi avevamo conferme che oscillavano tra l'85 e il 90%, e sinceramente analoghe conferme caratterizzano anche la procura e l'attività del Tribunale per il riesame di Salerno. Quindi, in definitiva, il numero delle persone per le quali vengono meno gli indizi di colpevolezza in fase di Sì, riesame sì. è un numero di persone effettivamente basso. Quello che è caratteristico è che poi tutto questo lavoro, come dire, che viene fatto serratamente durante le indagini,
e che vede anche delle valutazioni giurisdizionali durante le indagini, poi nelle fasi successive del processo si sfarina. Eh sì. Si sfarina e si, diciamo, disperde nel tempo, dove si perde quello che è il filo del processo e si arriva poi a determinate conclusioni. Certo. Allora, secondo me, se il processo fosse più breve, le conclusioni potrebbero essere anche differenti. Certo. Ma per essere più breve il processo, per pretendere che il tribunale, che i tribunali facciano processi in tempi più brevi, bisogna gravare i tribunali di un minor numero di processi. Questo, certo, è, certo, questo è quello, certo, che è stato noi, chiarissimo. Questo è quello che noi stiamo facendo. È stato chiarissimo. Signor procuratore, il procuratore capo Melillo, procuratore capo di Napoli, di cui lei è stato vicario, ha lanciato un allarme per le imprese. Le imprese, dice, tra poco, già adesso, stiamo consegnando alla camorra, perché non ci sono sussidi, non c'è aiuto. E queste imprese come fanno? Allora vanno a finire nel mondo del riciclaggio, della frode, dell'evasione fiscale. E come si deve fare, insomma, per evitare che queste siano assorbite? Perché già lo si fa adesso in periodo di pandemia, lei ha visto, la criminalità aiuta, finge di aiutare gli imprenditori che sono in difficoltà, poi, o anche i cittadini, negozianti, ma poi mette dei tassi così alti di interesse che la persona che è in difficoltà non ce la fa ad onorare, e quindi prelevano l'impresa. Come si deve fare? È un allarme che questo procuratore ha lanciato. Beh, anche qua il problema è che bisognerebbe in questo momento in particolare non abbassare la guardia, non abbassare la soglia dell'attenzione, ma anzi immaginare, come dire, nuovi settori di intervento. Perché insomma, noi dobbiamo partire da una premessa, che stanno per essere immessi nel mercato italiano Recovery fa 200 miliardi di euro, è una cifra, come dire, inimmaginabile. Probabilmente verrà immesso in un, nel circuito, in un periodo di 1-2 anni, una somma di denaro superiore a quella che è stata messa in circolazione nei 10 anni precedenti. E tutto questo senza vincoli di bilancio. Quindi senza che questa immissione sia compensata da altri tagli. Quindi, bisogna stare attenti, come dice il procuratore Riello, dice così, l'assalto alla diligenza. Sì, esattamente, anche perché questa c'è una scommessa da fare. Cioè, la scommessa da fare è che questo denaro abbia un impiego produttivo, perché il governo che scommessa ha fatto? Diciamo, siccome questi 200 miliardi che noi abbiamo avuto, una parte di questi 200 miliardi dovranno essere restituiti. Poiché, diciamo, durante questo periodo del Covid il debito pubblico è salito in maniera esponenziale, l'idea è quella di investire, no, questa somma di denaro straordinaria in maniera da determinare più prodotto interno lordo e conseguentemente più gettito fiscale, certo, attraverso il quale si possa rientrare nel debito. Ma se questa occasione viene persa, cioè se questi soldi non verranno effettivamente investiti produttivamente, che non determineranno un effetto amplificatore sulla ricchezza del paese, ma verranno accaparrati da fenomeni criminali vari, come la mafia o come la corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione e così via, il paese pagherà a caro prezzo questa cosa, perché non solo non avrà avuto la possibilità di beneficiare dei 200 miliardi, ma sarà chiamato agli sforzi per restituirli, certo, per restituirli in assenza di una moltiplicazione della ricchezza che invece possa permettere al Paese di restituirli quasi senza accorgersene, non so, certo, se rendo l'idea. Quindi bisogna stare attenti e bisogna intervenire. Ci sono molte categorie in questi anni che hanno pagato, è evidente che in un contesto del genere l'usura, come dire, dilaghi.
le imprese sono in difficoltà, hanno fatto in grande difficoltà, hanno ridotto i fatturati. Pure il procuratore capo, il suo collega di Catanzaro, Gratteri, ha detto che le imprese si relazionano direttamente con l'Andrangheta, quindi questa hanno fatto un'operazione, questa la Guardia di Finanza, e insomma, cioè, queste con l'aiuto dell'Andrangheta dominano quelle imprese che sono legali. Certo, ma questo è assolutamente normale, perché lei comprenderà che, diciamo, oggi come oggi, se io come dire, ho la possibilità di investire in un ristorante, diciamo, i profitti che derivano dall'usura o dal traffico di stupefacenti, vabbè, non ho neanche problemi di rapporti costi-incassi, no? Certo. Cioè, io faccio riciclaggio, quindi voglio dire, automaticamente ho la possibilità di stracciare completamente la concorrenza, che si deve certo. preoccupare viceversa di questi dati, no? Quindi io le ho ricordato il procuratore Gratteri, perché lei è stato tanto tempo in Calabria, è stato proprio a Catanzaro e oggi ancora si interessa di corruzione di alcuni magistrati di Catanzaro. Da poco c'è stato questo caso di due fratelli imprenditori a Salerno, i quali, titolari di circa 20 supermercati, nonostante avessero tantissimi debiti per oltre 50 milioni di euro, mi pare, debiti pure tributari, continuano a gestire questi supermercati perché hanno scogitato un sistema. Qual è questo sistema? Io l'ho capito, però è meglio che lo spiega lei. Ma mi pare che si trattava di imprenditori che sono stati colpiti a misura cautelare, no? Sì. Due fratelli che sono proprietari di circa 20 supermercati. Ah, ho capito. Noi abbiamo, chiesto al GIP una misura cautelare perché ritenevamo sostanzialmente che esistesse un meccanismo di... Questa è un'operazione della Guardia di Finanza sotto la sua egida. Cioè, che esistesse un collegamento, diciamo, tra tutte queste varie imprese che venivano fatte fallire ripetutamente e che praticamente si sottraevano il patrimonio alla garanzia del debito, attraverso la cessione di rami di azienda secchi, bravi, insomma, e così via. Ma questa è una, per la verità, pratica comune. È una strategia non solo salernitana, già è una attestata. Ampiamente consolidata. Però è stata una cosa importante questa, perché a Salerno credo che... C'è un procuratore coi fiocchi? No, insomma, diciamo, ma soprattutto perché è sintomo di una attenzione, non è che c'è un procuratore coi fiocchi, diciamo che la procura si è organizzata in maniera da dare un'attenzione appropriata, per esempio, a dei reati come quelli di bancarotta, che sono stati per molto tempo considerati come reati minori. È normale. Mentre invece reati minori non sono, perché sono reati che condizionano poi lo svolgimento dell'attività economica. Insomma, anche la Guardia di Finanza di Salerno è stata brava. Noi a Caserta pure abbiamo un nuovo colonnello della Guardia di Finanza, si chiama Giuseppe Furciniti. Come... Lo conosce? È stato con che me è stato al GICO. È stato con me a Catanzaro Furciniti. Ah, è stato a Catanzaro, sì. Ma è bravissimo. Bravissimo. È un uomo di cultura. Ha scritto pure un libro con il procuratore capo Melillo, rapporti fra mafia e impresa, è bravissimo proprio, e a lui fece una domanda un po' strana e disse: colonnello, sono più gli imprenditori mafiosi o i mafiosi imprenditori? E è stato in gamba già lo conosce. Ecco, pensavo che lo conoscesse tramite Napoli per il GICO, invece già lui venne a Napoli dopo essere stato con me in Calabria, dove comandava anche, credo, il GICO, ora non ricordo bene, in Calabria. Come il GICO è l'elite della Guardia di Finanza. Sì, comandava anche il GICO a Catanzaro, sì. Ah, bravo. Dunque, nel carcere di Salerno, esattamente a Forni, mi pare, un boss di Nocera spacciava droga, aveva organizzato un bel traffico di droga con la collaborazione del clan Mazzarella, che lei conosce benissimo, perché il signor procuratore ha combattuto tutti i clan di Napoli e provincia e Caserta e provincia, quindi pure clan Mazzarella ne ha avute di batoste da lei. Sì, si era organizzato questo? In realtà... Era quello lo stesso dei cellulari dell'anno scorso, o no? Che vendeva cellulari nel... No, non credo. No, è un altro.
insomma, abbiamo eseguito un'ordinanza cautelare a carico di varie decine di persone proprio perché avevano creato una piazza di spaccio all'interno del carcere. Anche, arrestate 47 persone. Sì, sì, anche con la complicità di un agente della polizia penitenziaria. Aspetta. Venivano introdotti nel carcere telefonini e droga. E ovviamente, diciamo, insomma, stando a Salerno, diciamo, i napoletani in qualche maniera devono riconoscere anche certo. La supremazia territoriale, no? Di coloro che sono certo. Della zona, quindi insomma, questo soggetto legato ai Mazzarella, insomma, che aveva un certo peso, diciamo, nel clan Mazzarella, insomma, aveva stabilito delle relazioni criminali con un pregiudicato di Nocera Inferiore che appunto organizzava l'ingresso nel carcere aveva fatto della questa droga. Alleanza. Sì, un'altra sì. Bella operazione per la droga, se la ricorda quella dell'anno scorso, Patriot. Sì. Quella pure di quello là che teneva, manteneva il boss, manteneva il livello di vita basso per non dare nell'occhio. Sì, 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 sì. Me lo ricordo. Sotto questo profilo devo dire che lei ne ha fatte tante di operazioni che non tiene il conto. Non tiene il conto. No. Ne ha fatte tante che non ne tiene il conto. Lei ha tutto di successo. Lei ha detto oggi, oggi a Salerno c'è una criminalità organizzata in costante trasformazione. I clan importanti sono ancora attivi e lei dà batoste sia ai criminali con l'aiuto delle forze dell'ordine e quindi subentrano le nuove leve perché li mettete dentro e quindi i vecchi boss stanno belli al sicuro e quelle giovani leve si organizzano soprattutto nel campo dell'edilizia. Sì, allora le batoste per la verità, diciamo, ne state dando parecchie. Diciamo, sì, no, ma insomma, ma quelle diciamo in materia di criminalità organizzata, voglio dire, è ferrato le stiamo organizzando. È ferrato. No, in realtà è questo, insomma, c'è una camorra in trasformazione perché su Salerno c'è una situazione un po' particolare, in quanto mentre sull'agro nocerino sarnese c'è una criminalità organizzata, come dire, che è di stampo tradizionale, no? Casareccio, va? No, insomma, voglio dire, tipo Napoli, no? Insomma, l'agro nocerino sarnese è sostanzialmente una prosecuzione culturale, ecco, mettiamolo in questi termini, della zona di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia. Fraiasso, no? Diciamo, Fraiasso ci sta. Esattamente, quindi questa è una prosecuzione. Quindi gli schemi comportamentali sono uguali a quelli con i quali, per esempio, io mi sono confrontato quando ho lavorato sul clan Cesarano, oppure certo. Io in particolare da sostituto lavoravo proprio sull'area di Castellammare, Bosco Reale, Bosco Trecase, insomma questa zona un po' a confine. Tanto è vero che io da sostituto sono stato applicato a Salerno proprio perché fui coinvolto in un processo che aveva ad oggetto questa camorra, diciamo così, di confine. Va bene? Ho capito. Tra i due distretti. Poi c'è la zona del Cilento, dove c'è una criminalità organizzata, diciamo, che è completamente diversa da quelli degli schemi tradizionali. Allora, il Cilento tradizionalmente è stato prima sotto il dominio dei Cutoliani e poi sotto il dominio di alcuni clan legati alla nuova famiglia, che sono stati completamente sgominati, alcuni addirittura si sono integralmente pentiti, cioè il clan Maiale si è praticamente pentito al 99%, diciamo così. Ora, diciamo, sul Cilento in realtà noi riteniamo che vi siano presenti molte organizzazioni criminali che fanno, come dire, la cui attività camorristica è un'attività camorristica che non si realizza in estorsioni, bombe, va bene? Droga anche, ma che trova la sua esplicazione in attività diversa, che appunto il condizionamento degli apparati pubblici, diciamo, degli uffici, delle pubbliche amministrazioni, lo svolgimento di attività economica in regime di non concorrenzialità. E ci sono molti insediamenti di importanti famiglie camorristiche napoletane che sono sul Cilento e sulla Piana del Sele. Poi sulla città di Salerno la situazione è molto più complessa perché vi è diciamo una apparente assenza, no? Di fenomeni camorristici,
come dire, vi è solamente traffico di sostanze stupefacenti, però noi riteniamo che la situazione sia diversa, però su di questo non parlo perché su questo No, abbiamo no, delle è certo, attività è di certo, indagine in corso. è certo. Signor Procuratore, un argomento sul quale io torno spesso, spessissimo, sono le carceri, perché è una cosa proprio che mi tocca il cuore. E ho saputo, la situazione è tragica. Noi abbiamo visto all'inizio della pandemia, ci si è preoccupati di non far sviluppare questo Covid, si sono mandati pure boss ai domiciliari, cosa insomma non, diciamo, non penso sia stata accettata da tutti, e si stanno sviluppando un sacco di suicidi nelle carceri. A Salerno no, sono 61 suicidi, Como, Benevento, Brescia, Napoli, Palermo, Roma e Santa Maria Capua Vetere pure. E servono vaccini. Com'è la situazione là a Salerno? Nelle carceri i vaccini arrivano? Perché ci sono stati dei morti, agenti di polizia penitenziaria, La polizia personale. penitenziaria in questo è sottoposta chiaramente a vaccinazione come tutte le forze di polizia. Diciamo, per i detenuti mi risulta che siano in una fascia immediatamente successiva. Ah, non ci sono agitazioni. No. No, al momento non c'è stata una. Salerno è stata il primo carcere che è andato a scendere in rivolta nel marzo del 2020. Ed è stato il primo carcere, lei ricorderà che in quel periodo vi sono Sì. state una pluralità di rivolte all'interno di Sì, vari sì, sì, sì. carceri. Anche in Salerno, contemporanea. anche, sì, anche in contemporanea. Salerno è stato il primo, diciamo, Sì, quindi sì. così. C'è stata una rivolta all'interno del carcere che poi è stata sedata. Perché si erano bloccati i dialoghi con i Sì, parenti, noi abbiamo anche anche quelli. esercitato l'azione penale recentemente per Certo. devastazione e saccheggio. Nei confronti appunto di quelli che si erano resi protagonisti di questa rivolta, ma voglio dire, in questo momento la situazione apparentemente sembra tranquilla. È tranquilla. Signor Procuratore, un altro tuffo a Napoli. È morto il boss Raffaele Cutolo, o professore, quello che è stato fondatore della nuova Camorra organizzata e della politica della Camorra. È morto in carcere a Parma, 79 anni, al 41 bis, vecchio, malato, diciamo, non più con un potere sui suoi affiliati. E subito si è, diciamo, ha fatto la stessa fine di Rina ed è anche di Bernardo Provenzano, sul quale intervenne la Corte europea, se lo ricorda, disse che noi eravamo, diciamo, proprio crudeli alla nostra situazione, per la nostra situazione delle carceri. Dostoevskij diceva che il paese, il grado di civiltà di un paese si vede dalle carceri. Se così fosse, noi siamo proprio, diciamo, ridotti proprio a mare. Si sono formate due correnti di pensiero, quelli che dicono, vabbè, è morto, è ergastolano, si sa che l'ergastolano esce solo da morto. E altri invece dicono, ma perché era vecchio, malato, perché infierire? Come se fosse stato un accanimento, dice, si poteva alleggerire la situazione. Teniamo presente che grazie a questi boss sono morti tanti magistrati, sono morti tante forze dell'ordine, tanti rappresentanti. Ecco, lei come vede la situazione tra queste due correnti di pensiero? Allora, guardi, a prescindere dal fatto che magari io non conosco ora i dettagli della morte di Cutolo, quindi non so quanto improvvisa sia stata la morte. No, era vecchio malato e lui ha chiesto i domiciliari Sì, vabbè, ma proprio, però dice che. io ho avuto anche modo di incontrarlo, Cutolo. Lui era vecchio malato, ma voglio dire, si può essere vecchi e malati e anche adeguatamente assistiti all'interno di un carcere dal Certo. punto di vista della Eh sì, salute. stavo a Parma. E per la verità, diciamo, da quello che mi risulta, di questa adeguata assistenza che Cutolo riceveva, hanno dato atto anche i familiari di Cutolo. Questione diversa è quella di dire, insomma, voglio dire, di consentire a chiunque, voglio dire, che stia per morire, di morire, diciamo, a casa sua, insomma, voglio dire, o tra i suoi familiari, con i suoi cari. Ma questa è una questione nella quale per me è difficile entrare, perché bisognerebbe sapere tante cose, bisognerebbe sapere quanto fosse prevedibile quella morte in quel momento, se era trasportabile, insomma, se c'erano i tempi per ottenere le eventuali autorizzazioni, se sono state richieste, eccetera, eccetera. Quindi su questo io non posso esprimere. Allora, posso esprimere invece in generale sul fatto che Cutolo, a distanza di, insomma, che se Cutolo abbia
come dire, se sia stato meno giusto che Cutolo abbia vissuto in carcere praticamente, diciamo, 60 anni su 80 della sua vita, diciamo così. Allora, io certamente lui, Cutolo era in carcere da più di 40 anni. O forse da 40 anni, ora non ricordo esattamente, ma sicuramente prima dell'82 è stato arrestato. Il punto è questo, bisogna partire da queste premesse. Innanzitutto Cutolo non si è mai pentito, Ah, no, no. ma non si è mai pentito significa non solo che non ha mai collaborato con la giustizia, ma significa anche che non ha mai pubblicamente fatto come dire, un percorso, diciamo, di ravvedimento se non generico. Perché è facile dire, ah, mi sono pentito, no? Non va. Diciamo, di quello che ho fatto, ero un altro uomo, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, occorrerebbe comunque, fornire un contributo storico. Voglio anche dire che tutto quello che è Napoli in questo momento, Napoli, Caserta, lo è perché c'è stata la nuova camorra organizzata. Cioè l'evoluzione della camorra, che si verifica sostanzialmente negli anni Ottanta, è un'evoluzione che si verifica perché c'è Raffaele Cutolo. E dirò ancora un'altra cosa. Dirò che proprio questa evoluzione della camorra, Si deve. Che volle Raffaele Cutolo, nel successivo contrasto che determinò con l'organizzazione della nuova famiglia, determinò non 20 o 30 omicidi, ma determinò svariate centinaia di omicidi nell'arco di un triennio, cioè nell'arco di un triennio vi furono a Napoli più di 5 o 600 omicidi, un numero impressionante. E non si trattò di omicidi sempre ordinari, si trattò di omicidi fatti con mezzi terribili, Crudeli. crudeli, sadici, insomma, frutto di, come dire, Cattiveria pura proprio. frutto di cattiveria pura. Allora è chiaro che chiunque può ravvedersi e probabilmente diciamo, il ravvedimento giustifica comunque, come dire, il fatto che una persona non debba morire rinchiuso. Però di fronte a così grandi Non colpe, si può perdonare. il ravvedimento, no, io si può anche per il ravvedimento, non è una questione di perdono, però di fronte a così grandi colpe, il ravvedimento non può essere un ravvedimento generico, Certo. deve essere un ravvedimento specifico, dettagliato, cioè deve essere un ravvedimento costoso. Non si può sostanzialmente non pagare il prezzo, Certo. come dire, non si può non fare i conti con se stessi anche andando a raccontare, avere il coraggio di raccontare quello che si è E fatto. lui non l'ha mai fatto, e E lui, quindi no, e lui questo è. non lo ha mai fatto. Dunque, siamo in fine di trasmissione, in fine di interviste. Non so se le fa piacere perché lei c'ha un sacco di cose da fare e io la lascio andare. Solo brevemente voglio accennare queste due problematiche che ci appartengono a noi a Caserta. Ancora sbrighiamo cose di rifiuti. A Salerno pure ho saputo notizia di un sequestro di un container di rifiuti destinati a Burkina Faso, che è un piccolo staterello africano che poverini stanno proprio messi male, fuggono, sono pieni di Covid, insomma, sono alla miseria. Ecco, ancora ci sono rifiuti speciali. Anche noi ancora a Caserta combattiamo imprenditori che non vogliono pagare ciò che è dovuto per diciamo, gli scarti di lavorazione. Ma questo non è nulla, sono i rifiuti speciali, quelli industriali che preoccupano, ma preoccupano tanto, perché lo sappiamo, non si può bruciare, non si possono bruciare negli inceneritori. E quindi ancora anche voi sbrigate queste faccende di rifiuti, non c'è fine su questo problema dei rifiuti.
No, in questo momento, per la verità, la provincia di Salerno è particolarmente interessata al problema dei rifiuti. Insomma, credo che rivaleggi con Caserta. In primo luogo perché, voglio dire, noi ci sono zone di rilevante interesse ambientale dove sostanzialmente noi abbiamo trovato Questo rifiuti l'avete interrati. Noi abbiamo bloccato, è arrestato questo. 15 persone Sì. proprio perché praticamente avevano interrato dei rifiuti all'interno del Parco del Cilento. Diciamo così, ma nell'anza di un Sì, fiume, sì, sì, insomma, sì. queste cose qua. Poi a Salerno c'è un qualcosa di più perché, essendo il porto di Salerno un po' come dire un buco verso il Mediterraneo, va bene? E parlo di buco perché praticamente si tratta di uno spazio che è privo di qualunque serio controllo. Allora, dal porto di Salerno esce di tutto e sicuramente escono molti rifiuti perché c'è questo Qua c'è caso in questo che. container, ce ne stavano frigoriferi, Sì, c'è questo biciclette. caso che fa lei, ma poi ci sono altri casi di. Noi abbiamo avuto fino a pochi giorni fa 200 container sul molo di Salerno che c'erano stati restituiti Quindi dalla c'è molto Bulgaria, controllo. altri ce ne stanno per arrivare da un altro paese africano. Quindi, insomma, c'è poco controllo, i controlli li fanno nell'Africa a Là. destinazione, diciamo così, Quando arrivano? a Salerno di meno, voglio dire, e quindi Ancora bisogna c'è questa migliorare sotto questo problematica. Poi profilo. vorrei un suo parere solo su queste piattaforme che ci sono in giro, perché i giovani sono i più penalizzati in questo periodo di pandemia. Immaginarsi, i giovani escono alle 11, mezzanotte, se hanno una famiglia alle spalle si ritirano, se non la hanno si ritirano il giorno dopo e non possono uscire. Si dedicano più all'internet, computer e piattaforme. C'è questa piattaforma che io sto inseguendo, questa TikTok, che sta facendo un sacco di morti tra i giovani, adolescenti, lancia delle sfide. È morto un bambino di 9 anni, una bambina di 10 anni, l'altro giorno una bambina di 12 anni, e per queste sfide di soffocamento, a Caserta, poco tempo fa ci sono state le ragazze che si buttavano sotto le macchine per lanciare la sfida, cioè di arrivare dall'altro lato indenni, cioè non uccisi dalle macchine. Come si può fare per bloccare? Guardi, io credo che bisognerebbe dare a sti ragazzi forse, come dire, qualche speranza di poter avere una vita in cui, voglio dire, possono salire e scendere le scale sociali e poi anche qualche valore in più. Non credo che l'intervento debba farsi sulla piattaforma. Cioè la piattaforma di per sé è una cosa neutra. Quello che C'è un trasforma pregresso, un dietro, la famiglia, la scuola. Trasforma la Certo, lo piattaforma in so. qualcosa di letale è chi c'è sopra, ma chi c'è sopra sono altri ragazzi. Quindi voglio dire, in realtà noi in questo momento abbiamo una evidente, attraversiamo un evidente momento di crisi Di crisi della generazionale, famiglia. no? Generazionale anche della famiglia, perché d'altro canto, parliamoci francamente, insomma, voglio dire, ma lei. La consapevolezza, per esempio, di poter contagiare i propri nonni, diciamo, come dire, di fare scomparire una generazione, non credo che abbia fermato le abitudini degli italiani. Nessuno ha ritenuto che evitare questo rischio avesse un valore pari a quello di un aperitivo al bar. Certo. Hanno tutti quanti preferito continuare a fare l'aperitivo e accettare il rischio. Ma insomma, voglio dire, Perché non ci sono più valori, questa è la verità. allora noi ora vogliamo. Queste sono queste vicende sono le conseguenze, come dire, di una crisi di Sfondamento. valoriale. Sì. Che secondo me attraversa, e tra l'altro attraversa non solo una generazione, ma attraversa, come dire, una gran parte della società Certo, perché italiana quando in si questo arriva alla momento. procura, quando si arriva alle forze dell'ordine, come si dice, la frittata è fatta e bisogna andare a monte. Allora, signor procuratore, in finale, l'anno scorso, perché non ci vediamo da un anno, abbiamo fatto un fiocco, se lo ricorda, quella promessa? Non se la ricorda. La promessa era che quello che poi ha detto lei, che si sarebbe interessato dell'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore. Ci sono novità?
Allora, stiamo lavorando sull'omicidio Vassallo, mentre l'anno scorso dissi me ne sarei interessato. Lei ha detto, è un mio problema morale. Mentre l'anno scorso ho detto che me ne sarei interessato, quest'anno posso dire che me ne sono interessato e che me ne sto interessando. C'è qualche passetto in più? E ora vediamo, diciamo così. Allora ci sta il passetto e non lo vuole dire. E va bene, vuole fare il passo finale. Allora noi glielo auguriamo. Intanto le auguriamo buon onomastico, perché domani è San Giuseppe, la festa del papà. E San Giuseppe però non si festeggia solo domani, anche il primo maggio, sì. Perché San Giuseppe lavoratore. Vabbè, però, vero San Giuseppe è domani. È domani, quindi la zeppola fritta o al forno? A me piace fritta. Fritta pure a me piace fritta, perché non c'è proprio storia. Auguri per il Napoli, perché sta andando bene, mi pare, l'ultima volta. Finalmente. Finalmente è andato bene. Lei che ha sempre seguito in trasferta, adesso si fanno le trasferte? No, come succede? No, adesso non si fanno, siamo tutti quanti in attesa, a casa. Diciamo, a casa davanti alla televisione, diciamo così. Ma Il signor procuratore è destinatario pure della laurea honoris causa, se la ricorda? Come no? In scienze del tifo, è una laurea che hanno coniato solo per lui. E quindi lei continua ad essere fedelissimo? Sì, sono fedelissimo, però chiaramente è una passione, è una passione diversa, perché una cosa è vedere in televisione, una cosa è andare in tutta Europa, in tutta Italia. Speriamo presto, speriamo di liberarci di questo nemico che ancora insiste, speriamo diciamo, di uscirne presto, così lei può seguire il Napoli come vuole. Domani come festeggerà? A lavoro? No, è domani, è il mio secondo onomastico consecutivo in una specie di lockdown. Quindi, però da procuratore. Anche l'anno scorso da procuratore, il mio secondo onomastico consecutivo sia da procuratore che in lockdown. Senza abbracci. Due cose hanno praticamente coinciso. Senza abbracci, senza abbracci, senza fraternità sociale. E vabbè, ma sarà per la prossima. Finirà. Allora grazie per l'onore che mi ha dato, lei lo sa, è per me una grande gioia. Grazie. E ci vediamo presto, grazie, già da adesso lo aspetto. Va bene, grazie, va bene? Arrivederci. Buona giornata, buon lavoro. We'll be right back.